È incredibile la quantità di porcherie che la gente riesce a accumulare in una vita, ma la cosa più incredibile è che tutta quella porcheria lì l'avevano nascosta dietro al pollaio, creando una sorta di, ter di terrapieno, coprendolo poi a, su a, loro a sua volta con delle sterpaglie. Invece abbiamo lavorato ben eh, tre settimane con mia moglie per riuscire a ripulire e a bonificare l'area, e poi abbiamo dovuto bonificare anche altre aree del terreno dove avevano interrato porcherie di ogni tipo. È pazzesco perché comunque tutto l'indifferenziato può essere tranquillamente conferito nell'osi ecologica a costo zero, ma la gente è stupida, non ci possiamo fare niente. Ma non è per questo che sono tornato in video, bensì per eh, mostrare un attimo dove sono finito e darvi un magari un'idea delle motivazioni per cui con la mia famiglia abbiamo dec deciso di eh, allontanarci dalla società, dalla civiltà, chiamiamola così, e rinanarci in una zona bucolica. Cominciamo magari direttamente a vedere un attimo il pollaio e poi trasliamo magari in una zona marginale del bosco e un giro all'interno del podere, spendendo magari qualche parola su quello che vi mostro e sulla filosofia che sta animando la nostra esistenza. Quella che è l'area del pollaio, come potete vedere, è una zona piuttosto ampia, eh, di un eh, 24 m quadrati circa, e ha una piccola casetta in muratura con una copertura in onduline. Sono onduline, non è Ethernet, perché abbiamo una perizia asseverata di un tecnico che è venuto a fare il sopralluogo prima che acquistassimo l'immobile e il podere. E qui, in questa zona, eh, c'era tutta quella porcheria che vi ho mostrato nell'incipit di questo filmato. Col tempo prenderemo delle galline, prima voglio mettere a norma il pollaio e poi dovrò chiedere il codice di stalla, che è obbligatorio per legge anche per una gallina, e poi incominceremo il nostro piccolo allevamento di eh, animali da cortile. Quello che vedete oltre la linea del fuoco e oltre la linea della vigna è il tratto boschivo di pertinenza, sono circa 3700 m quadrati che concorrono a creare un cuscinetto verde eh, che ci separa dall'area agricola limitrofa e che fornisce ospitalità a una spettacolare varietà di vita animale e vegetale, ma torneremo un attimo dopo, una volta che abbiamo fatto il giro del podere. Voglio soltanto anticipare che abbiamo fatto una scelta forte. Il motivo è legato al tentativo di avviare una graduale transizione a quella che noi definiamo una vita più autosufficiente. Il compito che ci attende non sarà banale, richiederà comunque del tempo, cioè è inutile cedere alle lusinghe e facili illusioni con mia moglie. Arriviamo da famiglie povere, la mia era legata alla terra, alla pastorizia e anche se abbiamo seguito un percorso diverso dai nostri genitori, c'è poco da dire, le nostre radici eh, ci rendono comunque consapevoli che gestire un podere richiederà tempo e fatica. Eh, tanta dedizione e comunque spirito di sacrificio, eh, soprattutto perché qua è un potuto da reinventare e ricostruire dalle fondamenta. Molto l'abbiamo fatto in questi mesi per strappare il pollaio, come avete visto prima. E tutto l'appezzamento, soprattutto, ha una selva di rovi e piante infestanti. cioè un lavoro che ha rivelato un tesoretto, composto da un ampio campo coltivabile, come potete vedere, un frutteto e un paio di filari di viti. Come frutteto abbiamo pruni, eh, delle susine, ciliegie, fichi, meli, però, e alcuni, alcuni alberi di noce e di nocciolo. Oh, penso che dalle immagini si intuisca che abbiamo appena terminato di ripulire, quindi la stagione è ormai persa. La produzione di frutta è in parte compromessa a causa dello stato di abbandono in cui versavano gli alberi e i lavori dei campi saranno rimandati quando riusciremo a renderli nuovamente produttivi. E diciamo che ci sono e ci saranno così tante cose da fare che non servirà più la palestra o la gita fuori porta per svagarsi, questo sicuro. E, e di sicuro non ci si annoierà. Diciamo che il concetto poetico e filosofico di male di vivere non avrà ragione su di noi, questo è un dato di fatto. Beh, un tale cambio di vita a molti potrà sembrare una scelta anacronistica, eh, ma non, non sto qui a, a imponendo la cosa, né interessa comunque che sia una scelta condivisibile. Eh, mostro semplicemente alcune cose e chiacchiero in modo molto generico di una scelta di vita estremamente personale. Quindi, questa è una scelta nostra, fondamentalmente. Noi cercavamo la tranquillità dei gesti semplici, che comunque consideriamo meno alienanti di un pomeriggio in una strada affollata in un centro cittadino. Massimo rispetto per chi la pensa diversamente, ma non è più un mondo che mi appartiene, quello. Cercavamo di scindere il concetto di lavoro e non lavoro da quello di esistenza, e in parte liberarci dall'assillo del tempo cronologico e da potenziali limiti alle libertà individuali indotti magari da una serie di eventi scatenati da un tremito d'aria di farfalla dall'altra parte del globo. Diciamo che qui abbiamo trovato in parte un equilibrio tra questi desideri. Cioè, ad esempio, non so, fare colazione osservando tutto l'appezzamento la, verde, ascoltare il canto degli uccelli, accendere la stufa a legna quando serve, dedicarsi alla cura delle verdure e percepire il respiro della terra. Beh, sono attività che ci regalano sicuramente molta serenità. Ci sentiamo di fatto e siamo liberi. Diciamo pure che il cammino che abbiamo intrapreso in qualche modo rispecchia anche alcune nostre scelte etiche e ci fa sentire magari più in pace con il mondo. Ho detto più in pace e non in pace, eh, perché eh, siamo coscienti di essere scesi a diversi compromessi eh, al momento che sono ancora inevitabili. Mm. Ho anche detto etiche, no, sì perché non penso che porteremo avanti scelte ecosostenibili. E ecosostenibile, per come la vediamo noi, è una parola abusata che riempie la bocca, è quasi un mantra ripetuto nei salotti del neobonismo, è come, fosse un, come se fosse un rituale catartico no? per ripulirsi la coscienza. Dirà, diciamo che, per come la vediamo noi, se ognuno riuscisse a circoscrivere ciò che è realmente essenziale per la vita, e le risposte individuali concorressero comunque a creare una coscienza collettiva no? in, in grado di compiere una transizione verso uno stile di vita compatibile con la vita stessa, allora potremmo dirci anche in grado di essere realmente ecosostenibili, diversamente sono parole al vento. Eh, è probabile che anche la nostra etica sia discutibile, eh? però cerchiamo di rispettare l'armonia tra uomo e natura, mm, a costo di sacrificio ovviamente e piccole privazioni, e almeno stiamo tentando di fare la nostra parte. Avrete sicuramente anche visto la pianta di kiwi, è enorme. Ho tre piante femmine e una maschio, quindi conto anche di avere qualche kiwi decente quest'anno, spero, anche se è un idrovora, succhia acqua a dismisura un kiwi. Quindi io al momento qui non ho ancora creato nessun impianto di irrigazione. Vediamo cosa riuscirò a ottenere. Ecco, qui siamo al limitare del bosco. Al momento sono riuscito a ricavare un piccolo sentiero che mi permette di accedere all'area boschiva, e di cui mostro qua un, solo un rapido scorcio. Non mi voglio adentrare anche perché il bosco è ancora da ripulire, insomma, è un disastro. Qui ho l'ambizione di rendere fruibile anche questo intrico, ovviamente. Non so quando ci riuscirò, però era solo un progetto nella mia testa. Questo invece è uno scorcio del giardino davanti alla casa che si è rivelato dopo aver stirpato rovi ed eliminato strati di vegetazione che avevano lasciato catastata al suolo i vecchi proprietari. Quindi dalla ripresa che vi ho mostrato risulta chiaro qual sia stato e quale sarà comunque il motivo della mia scomparsa dalle scene. Con questo voglio dire che non so quando e se apparirò nuovamente sulla rete o sulle varie piattaforme di certo se lo farò sarà perché avrò delle collaborazioni legate a nuovo percorso di vita oppure perché reputerò che varrà la pena farlo cioè, ossia lo farò solo per condividere brevi istanti o qualcosa che sento realmente mio no? che possa trasmettere sensazioni a chi sarà in grado di, eh, di recepirle eh, senza per forza di cose eh, dispensare consigli o vantare reali o presunto millantate conoscenze insomma. Eh, come ho sempre detto anche scritto sul libro non insegno nulla Vivo imparando ogni giorno qualcosa di nuovo. E se le conoscenze acquisite lungo questo nuovo cammino di esistenza potranno servire anche ad altri, allora sarà valsa la pena spendere del tempo per preparare un filmato. Diversamente non sarà mia intenzione far perdere del tempo alle persone davanti all'ennesima replica di qualcosa già visto. E permettetevi di dire che anche questa è una decisione forte.